Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista, e questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi. Ti leggerò ogni volta tre pagine tratte da uno dei nostri libri più belli e che hanno cambiato la vita a migliaia di persone, per ispirarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto oggi per te è di Edoardo Borgomeo, si intitola Oro Blu, storie di acqua e cambiamento climatico. Che rapporto hai con l'acqua? La diamo spesso per scontata, la sprechiamo, la inquiniamo, non le diamo valore, eppure senza di lei non riusciremmo a resistere nemmeno un giorno. Pensa che dal tuo modo di concepire e vivere l'acqua dipende anche la tua capacità di sopportare il cambiamento climatico, che influisce anche sulla tua lista della spesa, sulle tue relazioni e sul tuo lavoro. Questo perché siamo abituati a considerarla o semplicemente come una molecola oppure a limitarci ad osservarne il suo aspetto distruttivo e quindi a vederla solo come portatrice di catastrofi, guerre, carestie. Invece ti sorprenderà sapere che l'acqua è una vera e propria opportunità in quanto è capace di influire sull'economia, la cultura, la politica. Oro Blu. Questo il titolo del libro di Edoardo Borgomeo che oggi ci porta a scoprire il nostro legame con l'acqua e a trasformare ognuno di noi da idrofobo a idrofilo. Leggiamo insieme tre pagine. Buon ascolto! Nel tempo dove l'interazione sociale avviene con i post su Facebook, sembra esserci spazio solo per i leoni da tastiera e la loro rabbia. L'ascolto sembra una perdita di tempo, una fantasia, la trovata di un hippie scapestrato. Il dialogo solo un modo per trovare conferme, non imparare. Invece, la diga sul fiume Iato mostra che solo attraverso l'ascolto si può usare il potere dell'acqua per aiutare l'uomo a essere più se stesso, per creare lavoro e relazioni. L'idrofilia passa anche da qui, dalla diga sul fiume Iato, perché idrofilia vuol dire comprendere e conoscere il potenziale sociale dell'acqua, la sua capacità di collegare le aspirazioni di centinaia e migliaia di individui per modificare le strutture del potere e le decisioni pubbliche. Le opere idrauliche non sono necessariamente faraoniche, non nascono necessariamente dall'avarizia di un funzionario o dal delirio di un dittatore. Le opere idrauliche si possono progettare in maniera collettiva, parlando con i propri vicini. Le decisioni su come distribuire l'acqua si possono prendere in maniera democratica, bilanciando le necessità di tutti. La diga sul fiume Iato non è l'unica diga costruita secondo il ciclo umano dell'acqua. Anche la diga di Baliraya, nello stato indiano del Maharashtra, è stata costruita con la pianificazione dal basso, senza aspettare che lo Stato arrivasse a risolvere i problemi di siccità della zona. La diga sul fiume Iato o la diga di Baliraya non sono buone pratiche, un'espressione amata dai burocrati dell'acqua a corto di idee. Nella gestione dell'acqua il copia e incolla non esiste. È impossibile replicare esattamente il modello di costruzione e gestione della diga sul fiume Iato perché tutti i problemi dell'acqua sono locali e devono essere risolti con soluzioni locali. L'importante è ricordarsi che in ogni luogo l'acqua ha il potere di cambiare le cose, di unire le persone in una visione comune del mondo, al di là dell'individualismo consumista e sprecone. La diga sul fiume Iato dimostra che l'idrofilia non è un sogno e neanche un punto d'arrivo. L'idrofilia è una visione dell'acqua come occasione per articolare i propri bisogni e prendersi parte della responsabilità senza prepotenze contro altri esseri umani e senza distruggere gli ecosistemi. È una narrazione dell'acqua non legata alle nostre peggiori paure di catastrofe e carestie, ma ai nostri bisogni comuni. Perché, come diceva Danilo Dolci, nel difendere l'acqua, mi difendo. L'acqua non ha bisogno di noi, non deve essere salvata dagli impatti del cambiamento climatico, ci sarà quando noi non ci saremo più. Noi abbiamo bisogno dell'acqua e per questo l'idrofilia, il nostro legame con lei, è così importante. Questo legame è rotto per sempre? Moriremo tutti di sete o per una grande inondazione? La risposta a queste domande oscilla fra due visioni del futuro. Da un lato, il pensiero epocale che ci dice che la fine è dietro l'angolo, che ci dobbiamo preparare alla catastrofe imminente perché l'acqua finirà.
dall'altro il tecno-ottimismo, che vede nell'avanzamento inarrestabile della tecnologia la soluzione che ci tirerà fuori da tutti i nostri problemi, che spingerà i limiti sempre più in là. O l'apocalisse o il dominio, o l'acqua ci distrugge o la addomestichiamo. L'idrofilia non è qui. Non si costruisce partendo da queste visioni di un'umanità agli sgoccioli o sulla cresta dell'onda tecnologica. Che nel futuro ci sarà meno acqua dolce è vero, però questo non vuol dire che moriremo tutti di sete. Che nei prossimi decenni ci saranno eventi piovosi estremi e che la pioggia cadrà con meno frequenza ma con più intensità è vero, però non vuol dire che annegheremo tutti o che non riusciremo a proteggerci. Che i progressi tecnologici permetteranno di ridurre i costi della dissalazione è probabile, ma questo non giustifica lo spreco dell'acqua. Che i cambiamenti climatici non ci risparmieranno è certo, ma non vuol dire che non possiamo lavorare per adattarci. La scarsità e l'abbondanza d'acqua e le altre sfide dell'acqua descritte in questo libro non sono dati di natura, sono il prodotto delle nostre azioni, della nostra cultura e del nostro legame con l'acqua. L'idrofilia non è addomesticare né temere l'acqua. L'idrofilia si costruisce cambiando la nostra mentalità, il nostro modo di vedere l'acqua. La visione che abbiamo dell'acqua determina le nostre azioni. Come votiamo, come mangiamo, cosa compriamo e anche cosa scarichiamo nel lavandino. Per questo è importante pensare l'acqua come un tema personale e non solamente come un problema per gli ingegneri, i chimici o gli economisti. Parlare dell'acqua come parte integrante delle nostre vite, non solo come una molecola o come una risorsa da sfruttare, ci può aiutare a vivere meglio il nostro rapporto con lei e a lavorare per un mondo più idrofilo. Attraverso il nostro legame con l'acqua sapremo anche vivere meglio la nostra casa, sapremo fermare il cambiamento climatico e impareremo a essere parte del nostro mondo senza distruggerlo. Un bellissimo libro, quello di Edoardo Borgomeo, intitolato Oro Blu, storia di acqua e cambiamento climatico, un libro che veramente ci apre ad una nuova visione dell'acqua, quasi a vederla come un'entità, ecco, non un qualcosa di staccato da noi. Quindi Oro Blu, ci sono 9 storie da tutto il mondo, dalla Sicilia al Bangladesh, dall'Olanda al Brasile, insomma ci fa scoprire come l'acqua si intrecci alla storia, alla cultura, all'economia e poi alla vita di ciascuno di noi. Ma come sempre lascio il posto alle vostre recensioni e quindi vado subito a leggerne qualcuna. Nadia scrive: un'analisi densa e documentata sul ruolo centrale dell'acqua nella natura e nella vita, un punto di vista non ovvio e aggiornato sul riscaldamento globale e il destino della Terra. Questo libro è anche un reportage composto da tante voci che appassiona e invita a ripensare l'acqua in modo nuovo e urgente. E poi Luca dice: cosa saremmo se l'acqua venisse a mancare o anche se fosse razionata o inquinata al punto da non poter essere bevuta? Questi scenari sono la realtà in molte parti del mondo e sarebbe ora che la gestione di questa risorsa fondamentale per l'equilibrio di tutto l'ecosistema mondiale venisse posta in cima alla lista dei problemi da risolvere senza ulteriori ritardi. E nel salutarti voglio ringraziarti per avermi ascoltata in questo podcast di Macro Librarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e il benessere delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco-bioshop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire gli altri libri del cambiamento, il link è macrogo.to/podcast. E noi ci risentiamo alla prossima puntata per scegliere la versione migliore di te.